La preghiera come capacità di riconoscere tutti i beni soprannaturali che da Dio provengono e che cosa produce nella vita di Padre Pio questo riconoscere i beni soprannaturali a cui Padre Pio dava l'origine, la fonte di tutta la sua vita e dava soprattutto Padre Pio la capacità di soffrire alacremente e con rassegnazione, come dice in una sua lettera al Padre spirituale. Ma oltre a questi effetti prodotti da questi doni spirituali, Padre Pio ne enumera proprio in questa lettera al Padre spirituale tre principali. Cioè Padre Pio dice che i doni, i beni spirituali che lui riceve da Dio gli producono tre beni particolari. Il primo, e dice Padre Pio parlando al suo padre spirituale, il primo bene è un'ammirabile conoscenza di Dio e della sua incomprensibile grandezza. I beni che Padre Pio riceve attraverso la preghiera lo aiutano a conoscere di più Dio, lo aiutano a entrare nelle profondità della incomprensibile grandezza di Padre Pio. Chiedo scusa, incomprensibile grandezza di Dio, dice Padre Pio. La preghiera mi fa entrare nel mistero di Dio e Dio si apre, si svela a me. Dio mi aiuta a toccare il suo amore e a inabissarmi in questo amore. Il secondo effetto che Padre Pio enumera quale beneficio soprannaturale della preghiera è una grande conoscenza di me stesso e un profondo sentimento di umiltà nel riconoscermi tanto ardito da offendere un Padre sì santo. Ma quando noi ci inabissiamo in Dio e conosciamo Dio, noi che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, noi conosciamo noi stessi, ma nella verità, non nell'idea che noi abbiamo di noi stessi o che gli altri hanno di noi, no, ma nell'idea che Dio ha dell'uomo, e cioè della nostra grandezza, di essere fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma anche della nostra finitudine, della nostra creaturalità, perché rispetto al creatore il riconoscermi creatura mi rende veramente uomo, mi rende grande. E l'ultimo principio che Padre Pio riconosce ai beni soprannaturali è il grande disprezzo per le cose tutte della terra ed un grande amore a Dio ed alla virtù. Questo disprezzo per le cose della terra che Padre Pio apprendeva mentre conosceva Dio non vuol dire disinteresse, no, ma vuol dire distacco. Cioè la priorità è Dio, è attraverso questa priorità che noi ci occupiamo delle cose della terra. Conoscere profondamente Dio, conoscere se stessi e conoscere il mondo vivendolo attraverso gli occhi e, tra virgolette, il cuore di Dio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!